Buonasera a tutti, tocca a me dare il benvenuto, molto volentieri come padrone di casa al secondo appuntamento di questo ciclo ideato e voluto dal C6 in collaborazione con l'autorità portuale, all'interno degli appuntamenti che accompagnano la fase conclusiva della mostra del Rex, che come sapete chiuderà il 12 e che ha l'apertura straordinaria in questi giorni in occasione del Salone Nautico. Una mostra che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma che è stata l'occasione anche per una riflessione legata alla prospettiva in un momento come quello attuale, dove si parla molto di innovazione, di ricerca, di dinamicità. Abbiamo colto una fase storica dove queste azioni sembravano essere il motore dell'economia del paese sotto molti aspetti. Per la verità, quando abbiamo ideato la mostra, pensavamo che la mostra avesse un ambito determinato, poi come ho detto già nel precedente appuntamento si è in qualche modo distribuito, diciamo così, questa sorta di virus a livello italiano collegato al Rex, che è stato un elemento molto positivo e secondo me molto unificante. A seguito di questo si è voluto e si è avuta la possibilità di collegare aspetti che nel frattempo sono maturati, protagonisti gli uomini, gli eventi e gli aspetti che in qualche modo hanno caratterizzato quella fase storica. Oggi appunto colleghiamo in qualche modo cielo e mare grazie alla presenza dei nostri ospiti, è un modo per ricordare un evento, diciamo, in concomitanza con la conquista del Nastro Azzurro e la crociera aerea del decennale, e in qualche modo vedere anche un altro aspetto legato alla tecnologia aerea, al coraggio umano, anche come dire a elementi che oggi non sarebbero, come dire, certamente visti con la stessa ottica, con lo stesso ardore, con lo stesso impegno e con le stesse caratteristiche. Abbiamo, come dire, uno straordinario panel di relatori dal punto di vista storico, dal punto di vista aeronautico, che ci accompagneranno per questa serata, e poi credo che avremo delle straordinarie immagini per molti di noi inedite, sconosciute, ma credo di grande fascino, di grande interesse, la ragione per la quale si è anticipato di mezz'ora l'appuntamento di oggi, perché crediamo che valga la pena di vedere tutti questi contributi che grazie all'aeronautica ci daranno forniti, diciamo come dal colonnello, ci faranno forniti, e credo sarà un piacere per tutti poterli ammirare. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono qui, sia, come dire, tra i relatori del pubblico, che in qualche modo confermano questi impegni e questi appuntamenti che si sono determinati e realizzati grazie alla ferma determinazione dell'ingegnere Capocaccia, che ha superato tutti gli ostacoli che potevano esserci per organizzare questi eventi, ma credo, come dire, con un risultato che possiamo già definire positivo. Grazie e buonasera a tutti.